Voglia di fare musica. Ciao amici di YouTube, oggi vi porto in un altro posto della Provenza. Siamo nella Durance, quindi siamo comunque in Francia. Io sto ritornando indietro da Cap e mi sono fermata perché volevo raccontarvi un piccolo posticino che ogni volta che faccio questa strada mi colpisce. Beh, intanto un po' per quella che è la natura, ma oggi mi colpiscono anche le brutte che mi stanno anche guardando. Tranquilla, adesso me ne vado, non invado il tuo spazio, anche perché io delle mucche veramente un po' di paura. Questo è un luogo che è significativo per gli amanti del volo. Eh sì, perché proprio dietro alle mie spalle, e siamo a Taillard, dietro alle mie spalle vedete un aerodromo dove anche molti italiani, ma soprattutto torinesi e piemontesi, vengono tra qui e Barcellonette per volare con i loro alianti. Alianti che sono spesso loro, ma molte volte vengono affittati. E come vedete, insomma, a parte questo aerodromo, e come tutti gli aerodromi sono sparsi in mezzo alle campagne per avere ampio spazio per poter atterrare, in realtà non atterrano da soli. Eh no, mi hanno insegnato che vengono lanciati, cioè, ma non come i missili, vengono portati in alto da un altro elicottero, va bene, una motonata, no, una cosa motore, insomma, da qualcosa che li porta su. E lì praticamente hanno un cavo a cui viene agganciato questo aliante, e quando raggiungono la quota necessaria praticamente sganciano questo cavo e l'aliante inizia a planare in base ai venti e alle correnti che ci sono, e così fanno i propri giri. Ecco, poi atterrano e là ci sono quelle case, io le chiamo le case degli aglianti, vedete? Sembrano quasi delle bare, passatemi il termine, ma dove vengono praticamente rimessi a dormire e a dimora i vari aglianti. Oggi fa caldissimo, pensate che la temperatura, prima guardavo in macchina, segna 35,5 gradi, va già bene che insomma c'è un po' d'ariete, quindi si sopporta meglio. Vi dicevo, tra l'altro, uno dei posti che insomma mi colpisce è anche per un castello, quello che vedete laggiù al fondo, ed è il castello di Taillard. Io ho cercato anche qualche informazione, un castello che risale tra il 14esimo e il 16esimo secolo ed è un misto di stili tra il Medioevo e il Rinascimento. Tra l'altro, in estate, proprio in quel castello, o meglio, ai piedi del castello, nella cittadina, vengono realizzate anche delle feste medievali. Chi lo sa, se poi magari nei tanti viaggi, insomma, riuscirò magari anche a vederne una. E dicevo, ed è molto bello perché andando lì su quel castello, insomma, si vede tutta la valle circostante, come vi dicevo, anche la valle della Durance. Questo è solo uno dei piccoli posti che ci permette di visitare quello che è insomma, la Provenza e non solo, Provenza che viene dai più conosciuti soprattutto tra giugno ed agosto per la fioritura della lavanda. Quindi insomma tante cose da visitare, ma anche tanti bei castelli, come uno un po' più in là che è dietro ma non si vede, che abbiamo già lasciato alle spalle da un po', che è Sisternone. Insomma, che manica vento ci indica la direzione del vento, ma non lo so io quale sia la direzione del vento, quindi boh, vai là, vai là così, non lo so. Allora, mentre veramente sta atterrando questo aliante, io ho un amico che vola e ogni tanto gli chiedo, no, com'è anche difficoltoso alle volte tornare proprio in questo caso nell'aerodromo, e lui mi diceva sì, in base anche alla condizione dei venti e la condizione meteorologica, che molte volte succede che non riesci ad atterrare, buona notte, giornata, non riesci ad atterrare direttamente l'aerodromo, ma ti ritrovi ad atterrare nei campi, e quando insomma atterri nei vari campi poi devi telefonare e devi farti venire a prendere, in questo caso questo è stato bravo. Beve a sete.
caldo continua così a tenerci compagnia anche nel viaggio, e in qualche modo il sole è ancora alto nel cielo, quindi non c'è ancora diciamo così il tramonto. Io vi saluto, vi aspetto come sempre per raccontarvi qualcosa di quello che ci circonda in questa nostra bella estate calda e ahimè che si dice senza acqua. Va bene, ciao, un bacio, alla prossima e buon viaggio e buona estate. E se avete qualcosa da raccontarmi, perché potete postarlo nella community, magari qualche foto di qualche vostro viaggio e darmi qualche riferimento su che luogo andare a visitare per voi. Ciao, vado, ciao, finito.